Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri video. Ebbene sì, eccoci qua con un altro episodio della reaction ai vostri video, o per meglio dire ai vostri orologi. No, è proprio ai vostri video la reaction, perché non è solo ai quei pezzi dei ferroli, ma anche proprio come voi vi ponete nei loro confronti e nei confronti di noi che stiamo guardando. Insomma, è tutto un insieme di dettagli che poi fa la differenza, no? Se uno può essere appassionato di qualsiasi branca dell'orologeria, no? Anche di orologi al quarzo, meccanici, vintage, moderni, monomarca, di un certo periodo e basta. Insomma, è ampia la scelta, però poi la differenza la fa come approcciate a quel tipo di scelta che avete fatto, no? Se siete veramente appassionati di andare a studiare, a capire, a cercare di fare un acquisto consapevole, almeno quello, il minimo, un acquisto consapevole, informarsi prima, oppure se è solamente ostentazione, oppure addirittura ci sono certe situazioni nelle quali si cade anche nei fake, sono capitate, brutte, brutte, brutte storie da raccontare. Come partecipare lo sapete, basta che seguite le indicazioni in sovraimpressione, video in orizzontale 7 minuti massimo, e poi me li mandate a me e poi li guardiamo qua insieme. Prima di guardarli però vi mostro l'orologio del giorno, che oggi è questo bellissimo Longines Skin Diver, 42 mm di diametro cassa, la sua bella ghiera in acciaio, calibro L888, che qui vedete nella sua versione estiva, ossia io ho già messo sul lato arancione per andare al mare. Questo qua è molto colorato, estivo, fa molto estate. Bando ai discorsi, barra spaziatrice pronta a subire colpi del destino, e i colpi del destino gli vengono dati subito. Via! Ciao Ciao Stefano, sono Gianni. Stefano, un par di palle, eh? Gianni, ciao Stefano, un par di palle. Già, si vede dal tappetino che hai messo lì davanti che insomma sei leggerissimamente svantaggiato. Poi mi chiami Stefano, ti confermo che sei svantaggiato. Mi chiamo dalla provincia di Milano, un paesino, e ti volevo far vedere la mia piccola È collezione. piccola, sì. Ieri ho visto tra l'altro il tuo video con Giacomo della Pasquale Domenici, quindi a maggior ragione mi è venuta voglia di fare questo video. Bravo. Allora ti mostro il primo Oh orologio, che è un là là. Radomir Panerai, Top. colorazione fondo blu, che è il PAM 1335, carica Dai. manuale, 3 giorni di riserva. Ci piaccicchia. Che Ovviamente non chiedemelo, comunque, vabbè, che calè. calè. Poi Movimento non chiedermelo, quel calè, infatti un acquisto consapevole non lo è stato. Va bene, comunque ci sta anche non ricordarselo più che altro. Questo qua era uno di quei Panerai che non è che mi garbano tanto, quel tipo di cassa lì non mi fa impazzire, e la corona così, preferisco quelli con il copricorona classico, brevettato, quelli lì no, insomma, vabbè, poi vedremo dove andrò a parare io quando sarà il momento di scegliere un Panerai. come secondo orologio, per essere sempre un po' ripetitivi, invece Oh. questo Radiomir che ce l'ho da un po' di tempo, che è in ceramica, un 8 giorni riserva di carica, carica manuale, niente. È un po' un doppione, però mi piaceva il discorso Ma della sì, carica manuale, della riserva di tac. carica in quel sistema qua. Quindi ce l'ho, è Bravo un milanese. po' il fratello maggiore di quell'altro. Ok. Va bene. Poi proseguiamo, Vai. passiamo ai solo tempo. Ho un Breguet Marine. Mi. Allora, il Breguet Marine, non ti dico la differenza perché è lunga e munta, un calibro 517 GG, boh, diametro 39, e quindi l'ho comprato perché, vabbè, questo orologio qua niente da dire. Niente da dire, lo so, cioè gli ho dato quel bel toppone lì, tutto quello che vuoi, ma ad esempio io non lo comprerei, no? Cioè, non mi piace la forma, non mi piace tutti quei numeri romani, non mi piace la classicità, non mi piace come orologio, capito? È questo che a volte mi ferma. Ci sono dei marchi che sono storici, che sono di alta orologeria, che fanno dei signori orologi a livello tecnico, di prestigio, di finiture, di finezze tecniche, ma che poi non mi piacciono, cioè esteticamente non mi piacciono, non riesco a. Cioè, uno ti voglia un Breguet a tutti i costi perché cavoli è il fulcro dell'orologeria, no? O voglio un Breguet e non ce n'è uno che mi piace, faccio fatica, hai capito? Quindi doverlo comprare solamente perché c'è scritto Breguet, anche no.
Poi si dice Breghe, Breghe. Poi un altro orologio è Girard Pulsiva. Perregaux, l'ho preso perché era le mie stesse iniziali, però vabbè, un'altra cosa che però non dico. L'ho preso perché ha le mie stesse iniziali, GP, ma porco Giuda. Bravo, hai fatto una scelta consapevole. Mi piace quando le persone scelgono gli orologi così. Gianni, no, ti chiami? Io mi chiamo Davide, Gianni. Niente, a parte che poi è un bello orologio, mi piace, è abbastanza anche sottile, fa il suo, il Bravo. tempo lo segna e quindi anche da fermo 2 volte al giorno segna il tempo giusto, Bravo, credo. sei simpatico. Poi Mamma mia, che passiamo spirito. agli ultimi 2 pezzi. Allora, questo qua però faccio una premessa, l'ho preso perché ho trovato il Gonfiamelo. prezzo corretto e non gonfiato. È stata un'occasione, l'ho preso tramite un mio cliente Tac. che me l'ha girato e ho pagato un prezzo cristiano, niente da dire. Bravo. È un bel pezzo, mi gira un po' le balle perché io gli orologi amo metterli, però devi stare attento dove vai perché rischi che ti fanno il polso. Se vai a Milano e metti fuori il finestrino per aggiustare lo specchietto, te ne trovi 3. Allora, se devi mettere la mano fuori per aggiustare lo specchietto, allora non ti compri il Daytona, ma comprati una macchina seria. Cioè, devo mettere la mano fuori per regolare lo specchietto. E dove siamo? Cosa c'è? La Fiat Uno dell'82? Cosa c'è? Poi gli ultimi due. Allora, il penultimo è questo Royal Oak, Mo, quello è gonfia. Safari, Brutto, penso che sia, il eh? calibro non me lo ricordo, ma fa Vabbè, niente, ma lo stesso, tanto. tieni il top. Sì, è 3126-3840, però boh, è un diametro 42, È brutto, bellissimo il movimento dietro, vabbè, niente da dire. sì. E questo qua, insomma, anche lui fa il suo lavoro. Perché finché segnano le ore fanno tutti il suo lavoro. Bravo. Quella è l'unica cosa che contraddistingue gli orologi, dai 50, dai 100 euro in su. E l'ultimo, che proprio è del nostro amico Giacomo, è Il blu. questo Hublot Big Bang. Che, Top. allora, se tu hai visto nella collezione, io cerco sempre di avere degli orologi con anche movimento di manifattura. Questo invece è un sellita, però mi piaceva un po'. Che è vero che Giacomo comunque dice che è stato smontato, ripreso da Hublot, però diciamo che è una via di mezzo. Però mi piaceva il quadrante, mi piaceva un po' la forma, anche la dimensione, 41 mm, abbastanza contenuto e quindi e anche lui fa la sua bella figura. Niente, questa è tutta la mia collezione di orologi, diciamo, moderni, tra virgolette. Dopodiché, vabbè, se ti piacerà questo video e non mi sono papinato troppo, No. ti farò vedere anche, ho una collezione di 10 orologi vintage, sono tutti dei crono. Niente, vi Bravo. saluto, complimenti a tutti e se posso spendere una parola per Giacomo, devo dire che nella mia carriera di acquistatore di orologi, un commerciante veramente serio, serio, serio e soprattutto onesto che ho incontrato è sicuramente uno di questi, è Giacomo, che si è dimostrato una Vabbè. persona molto corretta, sincera e precisa anche nel dare le informazioni. Va bene, dai. Questo è tutto, un Tutto. saluto, un abbraccio. Un abbraccione, va bene, leccare, no, va bene, insomma, ma quando si esagera, si esagera, si diventa leziosi e imbarazzanti, no? Nell'esagerare con i complimenti. Comunque fa piacere che l'amico Giacomo riceva qualche complimento. Per quanto riguarda te, sì, mandaci pure l'altra collezione di orologi vintage, siamo qua tutti in trepida attesa. L'importante è che azzecchi il mio nome all'inizio, almeno quello, ti chiedo quello, poi per il resto fai come vuoi. Non sapere i calibri, non sapere le cose, comprare un orologio perché si chiama con le tue iniziali, va bene tutto, cioè disponibilità economica ce l'hai perché hai preso dei signori orologi. Il discorso del Daytona dispiace anche a me lì a Milano, ma poi però insomma lo specchietto fuori da regolare, potevi risparmiartela perché lì hai messo a nudo la tua vera identità, no? Cioè, c'è la macchina con lo specchietto regolare. Va bene, dai, sei promosso comunque. Dai, cominciamo a dare i voti alle collezioni. A questa collezione qua gli diamo un bel 8 su 10, eh? 8 su 10 glielo diamo. 8 perché ha orologi tutti di pregio e che vanno anche fuori dagli schemi, no? Come quel Breguet particolare,
che può non piacere, o come il crono dell'Audemars Piguet, che può non piacere, a me non piace, però è sicuramente 8 su 10 te la sei meritata. Dai, bravo, sei promosso. Ciao Davide, ciao gli amici Ciao. della community, mando un aggiornamento della mia E collezione, va bene. parto dall'unico pezzo che avevo anche l'altra volta, che prima era associato a vari Technotempo, a This Dive e cose del genere. Adesso ho aggiornato la mia collezione, ho fatto un po' di pulizia, quindi Bravo, adesso pulizia. ho questo che è il mio sportivo, Questo qua è bellissimo. cronografo. Do anche il top. Tazzo Nuvolari, edizione limitata con lunette in ceramica bianca, 42 mm, un orologio bellissimo, super sportivo. Veramente io adoro questo orologio. Simpatico, E questo è il mio sportivo. eh? Poi il Sportivo, poi? mio vintage, Oh, Nova bravo! Acutron Space View. Questo l'ho fatto riparare in toto, ho speso la cifra, 450 euro, quindi consiglio agli amici della community di non andare su questo tipo di orologi che sono veramente esosi. Il consiglio di non andare su questo tipo di orologi, non so che lo dici per il bene del portafoglio altrui. Ma se uno vuole fare collezionismo di orologi, deve anche mettere in conto le manutenzioni. Anch'io ho un Longines al diapason, e lo so, un Ultronic, no? Che se gli succede qualcosa è un casino, no? Come si suol dire in Francia. Però ci si mette. Se avete fatto caso, c'erano anche amici del canale che hanno mandato le loro collezioni e di Acutron ne avevano una decina, 15, facevano collezione. Quello significa che anche statisticamente parlando, prima o poi uno ti si rompe, eh? Cioè, e quindi sono soldi. Purtroppo è così. Collezionare vintage porta anche a spendere maggiormente in manutenzione, in teoria, no? Un orologio così che da qualche anno che ce l'ho non ho ancora fatto manutenzione, man mano che invecchia avrà bisogno maggiormente di manutenzione. Però sconsigliarlo no, dai. E questo è il mio vintage. Poi, mio Poi, everyday watch. Everyday Watch. E questo Eberhard Champion, Champion. che ho comprato l'os con il bracciale d'acciaio. Bravo. Questo orologio ha una precisione spaventosa, mi Buono. perde qualcosa come 2-3 secondi al mese. Oh, al giorno, va bene, dai. Questo è il mio everyday watch, che però uso anche come legante. Elegante, insomma, elegante, quei buchi così. Infatti passo all'elegante, che è questo Lorenz Monte Napoleone con ETA 28-24. Simpatico, dai. Anni 90. Che al tempo stesso mi ha fatto capire che gli orologi eleganti non fanno per me. Infatti preferisco usare quando sono in giacca e cravatta l'Eberhard Champion. Va bene, ci sta, E in ultimo il mio diver. A me non piacciono i diver con la ghiera girevole, la trovo un orpello inutile Boh. e che abbruttisce l'orologio. Poverino. E mia moglie mi ha regalato questo, il budget era limitato, Oh, bellissimo. ma questo Vertigo, un micro brand, Sì. comunque esce con una dotazione mostruosa, scatola in mogano laccato, Sì, lavorano bene. quattro cinturini, questo, il mesh, il tropic e uno in cuoio marrone, Miota 9000 senza scatto fantasma, Ottimo. la Baghe precisione non è girevole. al top, fa più 12 più 13 al giorno, Va bene. però lo porto spesso perché al suo, fa il suo, fa il suo. Bravo. Bene, questo è tutto il mio set. Vorrei cambiare l'Everyday Watch e salire di livello. Sono indeciso tra il Tudor Ranger e il Nomos Pneumatic. Molti hanno tutti e due dei punti a favore e dei punti contro. Non riesco a decidere.
datevi un consiglio voi della community e tu. Ciao, grazie e complimenti per il canale. Grazie, grazie a te. Un consiglio, guarda, non lo so, io andrei esteticamente, cioè, ma esteticamente uno può scegliere quello che gli piace di più, perché poi a livello di orologi sono due orologi fatti benissimo. Cosa gli vuoi dire a un Tudor con il calibro di manifattura e a un Omos con il calibro di manifattura? Sono orologi fatti benissimo, non lo so, se... Ora, non vorrei dire una cavolata, però magari se poi dopo lo vuoi rivendere, magari vendi meglio il Tudor, dico, ma non è neppure un parametro da tenere in considerazione quando si vuole comprare un orologio. Cioè, prendi veramente quello che ti piace di più, lo devi decidere te. Studia, riguarda, rileggi, guarda le foto, finché poi dopo uno lo scegli. Cioè, un minimo di capacità intellettiva dovete averla da scegliere da soli, no? Le caratteristiche tecniche ci sono in tutti e due gli orologi. No, non lo so, io forse in Omos fatico a farmi piacere esteticamente al 100%. Guarda, addirittura andrei sul Tudor Ranger io in questo caso qua, ma proprio esteticamente, se ti piace più quell'altro, poi quell'altro. Poi gli altri orologi sono tutti decenti e perfetti. Allora, io do il voto alla tua collezione e do il voto 8 su 10, 8 su 10. E voi direte, ma come? Hai dato 8 all'altro che aveva l'Audemars Piguet e il Daytona e date l'8 anche a questo? Sì. Perché il voto non lo do in base al valore monetario, alla somma del valore monetario dei soldi, ma di come la persona fa la collezione degli orologi che mette dentro, anche a livello di disponibilità economica, e come si approcciano. Qua abbiamo l'Accutron, nel quale ha speso anche 450 euro per ripararlo, due bellissimi Eberhard cronografo, un Vertigo che è un micro brand degno di nota, quindi anche lui si merita una bella collezione. Voto 8, 8 su 10, anche perché poi aveva le ciofeche lui prima, ricordate, aveva il Tecnotempo, aveva dei Addis Dive, è passato da quelli a questi qua. 8 su 10, bellissimo promosso. Spero vi piaccia questa cosa dei voti dati così estemporaneamente, che poi è che è difficile. Ciao Davide, sono Ciao Giordano da Roma, ti seguo Giordano. insomma da un po' di tempo oramai, Bravo. e specialmente dal periodo della quarantena, e mi sembrava il caso di mandare anche un video della mia collezioncina. Bravissimo. Finalmente. Allora, iniziamo con questo Nixon, orologio che Ecco avevo quando ero fatto. bambino, per fare surf. 100 metri, ovviamente a batteria, quindi fermo, però lo tengo con affetto. Un Andando ciofechino. avanti abbiamo un Orient, era un orologio che Oh. aveva mio padre da giovane, rotto qui nel suo vetro in plastica, data e giorno della settimana, marcia ancora, 21 jewels, la corona integrata diciamo alla cassa, molto carino, magari un giorno gli darò una riordinata, mai visto nel canale. Ma hai visto nel canale anche perché cioè, è particolare il fatto che tuo padre da giovane avesse un Orient. Cioè, io presumo, ritengo che sia una moda o quella dell'Orient, insomma, che sia arrivata a grande pubblico negli ultimi anni, no? Faccio fatica a pensare che 30, magari 30 anni fa, Orient fosse un marchio così facilmente trovabile. Cioè, non esistevano nemmeno i marketplace online, voglio dire. E quindi lui aveva già un Orient. Questo è interessante come cosa. Continuiamo con questo Garmin, vabbè, orologio che utilizzo per lo sport, purtroppo i nostri automatici amati non ci assistono nello sport, questo monitora tutto e quindi per me è molto Bravo. utile. Poi abbiamo questo Vostok Amphibia, secondo me è una delle configurazioni più belle per questo orologio, è usato tanto come si può vedere, come tutti i miei orologi, e che indosso rigorosamente ogni giorno. Purtroppo ha un qualche problema, come potrete sentire, non so, determinato da Come? cosa, magari un giorno gli darò un'aggiustata. Marcia a tratti non marcia, approfondirò di cosa si tratta. Marcia a tratti non marcia e poi fa quel rumore lì. Ma io sinceramente non sono un orologiaio, però non vorrei che che ha un rumore forte, sembra quasi la massa oscillante che si è staccata, però Poi passiamo al mio Omega Moonwatch Saturno, Oh, Moonwatch. conosciamo molto bene.
Molto bene. Citizen NY40, orologio utilizzo tantissimo, specialmente al mare. Si vede. E penso che ha dei riflessi davvero fantastici. Utilizzo il suo cinturino in gomma, che secondo me è perfetto, diciamo, al mare. E niente, lo conosciamo benissimo. Certo. Un orologio che consiglierei davvero a tutti. E poi abbiamo questo Furlan Marri, un orologio che ho preso in dropshipping, diciamo sì, in dropshipping, con il Kickstarter, e lo reputo davvero bellissimo. È un po' un, diciamo, riprende le linee dei Patek Philippe, referenze più iconiche, e è un orologio che si è anche molto rivalutato, penso con merito, perché ha davvero delle finiture di livello per la fascia di prezzo in cui è stato lanciato, e lo utilizzo molto a lavoro, mi dà molte soddisfazioni. Ovviamente ha un meccanismo mega quartz. Ma chi c'è che parla sotto? Però secondo me è un marchio che sta lavorando molto bene, da tenere sotto controllo, perché anche adesso hanno lanciato nuovi orologi davvero interessanti. Magari sarebbe interessante vedere una tua recensione. Non li conosco. In un futuro. Non li conosco, mi dispiace per ora. Per finire, diciamo i tre orologi un po' più importanti della mia collezione. Bellino. Tudor Pinsker Stardate 9500. Bellino. Un orologio che ho preso in un'asta su Katawiki, ha corona, cassa e bracciale Rolex. Questo bracciale Rolex penso sia uno dei più fallimentari del marchio, perché davvero le maglie si allentano molto, infatti penso magari di preservarlo e cambiargli cinturino, però insomma è molto elegante, anche con i suoi 34 mm nel mio polso sta davvero benissimo. Poi abbiamo l'orologio che mi è stato regalato per la mia laurea, che è questo Tudor Black Bay 58, un orologio che insomma conosciamo molto bene, ha avuto un gran successo e penso meritato. Certo. Forse diciamo questo suo aspetto vintage me ne ha fatto innamorare, ma non so se alla lunga, ecco, può un po' stancare. Infine il mio Bulgari top 8, l'originale, orologio in titanio sabbiato, orologio che diciamo è il precursore dell'Octo Finissimo, secondo me è davvero incredibile, una cassa stupenda, bello assai, anche qui in titanio, e meccanismo Bulgari BV191 a vista, con delle finiture davvero belle. È una recente acquisizione, ma penso di utilizzarlo davvero molto. Sul mio polso forse è un po' grande, ma non sarà un problema indossarlo. Davide, che dire, ti ringrazio. Grazie. Spero di aver rimediato almeno 2-3 toppini. Eh sì. E buon proseguimento, continua così. Grazie mille. 2 o 3 toppini l'hai presi, Beh, soprattutto con quest'ultimo Bulgari qua, che fa parte dell'alta orologeria Bulgari, dai, diciamo la verità. E anche perché poi in tutta questa scala di orologi che hai mostrato, il tuo massimo è stato proprio questo Bulgari qua. E voglio dire, quando uno ha a disposizione poi un budget per decidere quale orologio mi compro con questi soldi, che diventerà quello più costoso della mia collezione, e si prende un Bulgari, è tanto di cappello, no? Perché vai a scegliere qualcosa di differente dal solito. Uno si poteva buttare sul soliti Rolex, Zenith, Omega, no, Bulgari ha fatto, bravo. Anche gli altri sono più orologi decenti, diciamo che più che decenti, diciamo che la tua collezione gli do un rateo, la voto 8 su 10 anche la tua, esattamente come le altre due. Ora stavo quasi quasi per dare un 7 e mezzo, poi alla fine è stato fuori quel Bulgari lì che ha ribaltato tutta la situazione, perché il mio voto è può ribaltare la classifica, come dice il buon no, Borghese. E quindi 8 su 10, anche a te sei promossissimo. Finora abbiamo visto, ti ho dato la ciofecchina su quel Nixon all'inizio, che ha pesato un pochino sul voto, era 7 e mezzo per quella ciofecchina lì, perché Nixon era il quarzo, però è pur sempre nel contesto, no, orologio di quando eri ragazzo, quindi è un ciofec alert per scherzo, te l'ho dato, capito? Bravo, prossimo video. Ciao Davide, buongiorno. Ciao, buongiorno. Mi chiamo Davide. Davide. Vengo da Palermo. Palermo. Un saluto, complimenti per il nome. Siccome siamo tutti in Fingardi, come dici te, ti faccio, dato che ancora stiamo riesumando video del Natale e Capodanno, auguri di buon Natale, buon anno,
felice Pasqua, Pasquetta, Ferragosto e direi anche Santa Rosalia, dato che siamo a Palermo. Allora, volevo Simpatico. farle presentare la mia piccolissima collezione, spero vi Vai. piaccia. E volevo dire una mezza cosa velocissima, giusto per non rubare altri secondi al canale, ovvero quello che devo ringraziarti perché in un periodo molto brutto in cui ero in una situazione abbastanza critica e non voglio scendere in cose ulteriori, il tuo canale mi ha aiutato a riprendere una passione che avevo perso e soprattutto tramite questo e tramite un po' di viaggio mentale ho iniziato a dare molto più valore al tempo, non in termine economico, ma in termine Bene o male, sono di contento, dai. vita vissuta. Comunque, a parte questo piccolo risvolto filosofico, voglio iniziare subito. Primo Vai. quarzone, è unico, è questo Longines quarzo, Ah, bello invece. vintage. Allora, non voglio scendere nei dettagli, eccetera, eccetera, perché mi secca lì sotto, li conosciamo tutti, quindi questo qui era sempre vintage di mio nonno, ho cambiato il cinturino, l'ho mandato alla Longines per la verifica sull'autenticità, mi hanno dato poi tutto il corredo di autenticità, per cui Bravo, ah, l'hai mandato alla Longines, quindi non è che hai fatto l'estratto d'archivio, no? Quello che gli mandi, hai proprio mandato l'orologio e loro ti hanno fatto il passo successivo che adesso non mi viene il nome. Estratto d'archivio e quello successivo si chiama cioè, una certificazione. Bravo, perché è quello del nonno e te l'hanno fatta. Bene, sono contento. molto bello, fine di forma, bellissimo. Andiamo avanti. Bello. Questo sempre di mio nonno, sono super legato, è un Olma carica manuale, cinturino cambiato sempre da me, spero che ti piaccia, che ci stia, alla fine questo Sì. richiama tutto. Per me è molto bello, è un orologio, appunto sono molto molto legato a questo, c'ha i suoi anni, perché è degli anni 50. Sicuramente, sì. Carica manuale, va ancora da Dio, comunque l'ho fatto revisionare, Bravo. mi piace tanto, devo dire la verità, mi piace veramente molto, è molto molto carino. Molto carino. Andiamo avanti, non mi voglio giocare tutti molto bello, mi giocherò dopo, ah sì, comunque sono in bagno perché boh, mi piaceva questo Olma che mi ha dato, che Ma c'ha no. sempre tutte le tovaglie del mondo, metto un po' di marmo del bagno, Ma bellissimo, con un sì. po' di lavandino e siamo a posto così. Terzo orologio, Vostok Komandinskij, in questa variante diciamo dorata, placcato oro, Quadrante. e carica manuale, questo è Spa. molto vecchio, molto molto vecchio, e messo un nato, c'ha i suoi anni, infatti cioè, l'ho pure devastato, questo l'ho comprato perché l'ho visto, mi piaceva, volevo un russo, molto. Ora il quadrante lo vedete questo così come è crepato, no? È crepato. Quando ci sono i Rolex che hanno il quadrante così rovinato, li chiamano Spider. Li chiamano Spider perché fa più figo, dicono, questo qua è un quadrante Spider, costa un po' di più se lo vuoi. È un quadrante rovinato che si è crepato col tempo, la vernice era difettosa, non so, difettosa, non era di qualità elevata, aveva questo punto debole in determinate situazioni, temperatura, luce e tempo, che deteriorano le cose. Temperatura, luce e tempo deteriorano tutto, anche l'essere umano. Quindi è normale, è Spider. Poi la corona la vedo un po' strana. Anche le sfere non le vedo tanto. Va bene, non lo so. Molto bello, cioè, mi Ma piace sì. tanto. E molto bello me lo sono giocato, hai visto? Non c'è Bravo. tempo. Pensavo guardando i tuoi video che fosse una cosa che è inutile da dire, invece poi Molto mi viene bello. automatico dire molto bello, incredibile. Comunque, spero ti piaccia con questo dial così, tipo crack, ma non Crack. crack quella cosa, crack inteso come rotto, crack e crack, boh, te. Mi piace tantissimo. Andiamo Crepato, avanti. crepato si dice, crepato. Se andiamo con questo Orient Bene. Tristar, non c'è niente da dire su di lui, mi No. piace tantissimo, elegantino, piccolino, molto economico, però ci giochiamo pure questa e ce la giochiamo, fa il suo, Oh. mamma mia, l'ho detto, che emozione dire queste frasi. Comunque, molto carino, dai, pure con questo cinturino sempre morellato, questi super comodi. Allora vedete il pulsantino che ha ore 2, quello lì serve per regolare giorno data, tric cambia il giorno, cric cambia il giorno. Sono i calibri vecchi, quelli della 10, 15, 20 anni fa, toh,
Anche il Mako 1, per esempio, ha questo pulsantino. Abbiamo visto anche l'orologio dell'amico prima, l'Orient del padre, aveva il pulsantino così. Veramente bellino, piccolo. A me piacciono molto gli orologi piccoli, nonostante abbia un polso importante. Mi piacciono gli orologi comunque contenuti nelle dimensioni. Bravo. Andando avanti, rapidissimi, già siamo a 4 minuti. Voglio volare. Hamilton Khaki King, uno dei primi orologi che ho comprato con i miei soldi. Lo amo perché per me ha un valore importante, perché appunto uno dei primi che ho comprato, dopo un brutto periodo legato a quella cosa che dicevo all'inizio, ho deciso di comprare lui. Si vede che è distrutto perché lo uso tutti i giorni, quindi è mega graffiato, l'ho portato a Bravo. fare satinare un po'. C'è niente da dire su di lui, lo conosciamo tutti, inutile che mi metto a fare delle specifiche tecniche, perché l'importante è il valore che diamo noi alle cose, non quello secondo me che gli altri vogliono farci percepire. Certo. Le specifiche tecniche sono belle, lasciano il tempo che trovano davanti a un valore personale, secondo me. Comunque, è un orologio di valore di per sé, però bello. Per me molto di più. Mi piace tanto. Con questa corona, bello. Ultimo, ma non meno importante, invece per una vittoria lavorativa, insomma, mi sono voluto regalare quest'anno lui. Sto bellissimo Rolex, scusami, Datecrest Top. da 36, sempre in virtù del fatto che mi piacciono gli orologi piccoli, acciaio oro, con quadrante, spero che si veda, quadrante tabacco, con logo interno logato. È una tipologia che non fanno più, non è più in produzione, è bellissimo. Cioè lui veramente, quando l'ho visto volevo regalarmene uno e ho detto, appena l'ho visto ho scelto lui. Cioè, ce ne sono altri, sono tutti bellissimi per Dio, però ripeto, il valore è quello che gli diamo noi alla percezione, quindi veramente stupendo. E niente, questa giuro che gliela tolgo, Ah, ecco, sono non capivo un po' cos'era. Niente. ipocondriaco pure con gli orologi. Comunque, niente, la mia collezione è finita, Va bene, dovrò dai. andare a breve. Grazie Grazie a mille. te. Love. Love, 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 love. Dai, tutti orologi anche qua, in questo caso simpaticamente decenti, che adesso non mi ricordo. Questo ultimo Datejust qua, carino, ma non troppo, non mi fa impazzire a me, cioè. Con i numeri messi così, che guardano tutti verso l'esterno, tipo petali di margherita. Va bene, comunque bello orologio, solamente che non mi fa impazzire. Gli Orient, il Hamilton Cakefield, il simpaticissimo Vostok Komandinsky crepato, come si suol dire. E poi i due vintage del nonno lì, che lì mettono in mostra la tua passione per l'orologeria, perché uno l'hai mandato in logina addirittura, l'altro l'hai fatto revisionare, quindi vuol dire che non ti tiri indietro, perché sono tutti buoni, no? A dire viva, viva, viva. Poi quando c'è da mettere la mano al portafoglio, oh, allora la passione dov'è? La passione è anche aiutarli, questi poveri orologi, mettergli una toppa quando hanno bisogno, no? Curarli, se no li lasciamo morire così. Quindi la passione ce l'ha. Diciamo che la tua bellissima collezione simpatica la voto 7,5 su 10. Dai, sono 7,5 su 10, mi sembra un bel voto. Oggi no, nemmeno una collezione insufficiente. Non vedo l'ora che arrivino, così posso dare voti anche alle insufficienti. Dai, per adesso mi sembra di aver detto tutto, ragazzi. Io spero vi siano piaciuti i video e il presentatore. E non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi, che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!